offendere. Perché a te ho... No, io a te non ti ho offeso. Io non ti ho offeso. Tu non hai... Prima sera che sei venuta qua. Che detto superficiale è un'offesa rispetto a cretina, ma detto che sei ignorante. Ma detto che sei ignorante e superficiale. Ignorante è superficiale. Non so se tu conosci l'etimologia della parola. Ignorante significa non conoscere. Non è dire capona. Capona è peggio. Cretina è peggio. Fallita è peggio. Floriana, ma la possiamo finire o dobbiamo chiudere tutta la notte? No, tu inizi e finisco quando cazzo lo dico io, non quando lo dici tu. Hai capito o no? Ilenia, tu questo atteggiamento d'arrogante che c'hai, non lo puoi usare con me questo atteggiamento, no. Capito? Perché io sono venuta qui con tutta la tranquillità del mondo. Tu vuoi tirare la, vuoi tirare il sasso e poi tiri la mano. No, non è così, hai capito? Io dico perché io ho detto niente, ho detto che solo lei si poteva andare a fare i letti. Tu sempre con questo atteggiamento del cavolo che c'hai. Cioè ti pare normale che io parlo con delle persone e tu mi devi creare queste situazioni? Che stupida, situazioni? Tu dici stupida, io non quali situazioni? Dare. Io ti ho detto motivo perché state riscendendo, è normale che ti ho detto motivo perché state riscendendo, cioè, e tu mi hai detto io parlo con Rudolf, separata siete, non voglio parlare quando sì, ci stai. Tu hai questo atteggiamento da buffona, ma tu perché? Come lo devi avere? Io sono tolto da buffona. Dimmi, allora devi chiedere scusa, io a te non ti ho chiesto scusa di un corno, ti ho chiesto scusa la prima sera, dopodiché non ti ho chiesto più scusa di niente. Ok, va bene, non mi devi chiedere scusa. Io che cosa? Allora, quello che ti sto dicendo, tu, tu sei una buffona. Rimani qua. Stiamo parlando di te perché fermati lì, fermati subito lì, fermati subito lì. Che vuoi fare? Fermati subito lì. Ma mi fermo perché non ho capito perché quali piani stasera vuoi fare un altro piantarello in giardino con l'amici tua? Che mamma vuoi fare? Mamma mia, vedi come sei. Sedere. Sei patetica, fatti a sedere. Ma io non mi fermo, ma io ti posso pure seguire, non ho problemi perché io ho la dialettica e posso parlare con te. Non ce la faccio più, ti giuro, non ce la faccio più. Cioè, non ce la faccio più. Io ho dialettica e posso parlare con te. Ma mi nascondo dentro la... No, non mi calcolare più se non ti voglio calcolare più. Non mi calcolare. Comunque i tuoi amici tuoi non ti difendono più, Lo sanno. Sì, amici miei. Ma io non ho bisogno, ma secondo te io ho bisogno di chi mi difende? Prima parlavo con te, veniva tutto finito. Ma ho bisogno di chi mi difende, cara Elenia? Ho bisogno di chi mi difende? Continua a parlare alle mie spalle con l'amico tuo che in faccia. Che ne sai, inizia le mani di persecuzione? Ma che ne sai te? Me l'ha detto lui. Di chi parlo io? Me l'ha detto lui nel tuo video. Cioè, ma tu, io dico una cosa, Elenia. Ma perché mi devi seguire fino a qua? Ma te ne vai fuori? Ma che vuoi? Questa è pure tanta mia. Ma vai via! Ma dimmi dove devo andare che non mi segui. Guarda, mamma mia. Ora ti giuro, guarda, tu, la cosa che più detesto è quando una persona si vuole prendere il gioco della mia intelligenza. La cosa che più odio. Sai perché? Sai perché pensi che tu hai fatto questa domanda? Tu questa domanda l'hai fatta in maniera sarcastica, che è molto diverso, Ilenia. Però, hai capito che dico? Non era il caso questa sera di infiammare, perché noi siamo tranquilli. Cioè, veramente. Sai che non mi segui. Guarda, mamma mia. Scusami, Danilo, no per qualcosa, no, io sono ti giuro, ragazzi, non ce la faccio più. A chiedere, se Gaia mi aiuta a prendere i copricosi per fare i letti, devi chiedere scusa, voglio sapere questo atteggiamento. No. Rudolf ti ha detto questa cosa, io ti ho detto c'ha ragione. Ma ti ho detto Rudolf c'ha ragione, motivo perché scendete e tu non me l'hai detto. Non me l'hai detto perché non sai che dire, perché vi si è stretto il culo a te gli amici tuoi. A me non me ne frega, state facendo i ruffiani. A me non me ne frega, il culo di niente. Ma tu stai scherzando che mi lanci cuscina a me? Tu stai scherzando che mi lanci cuscina a me? E poi mi dici stai ferma di che cosa, Ilenia? Mi sa che proprio hai perso il cervello. Ma non userò mai le mani. Allora stai un metro dai coglioni. Ma ragazzi.